Allo stadio San Siro di Milano, incontri con i campioni dello sport, l'occasione per divertirsi e anche per fare del bene. 2 giorni dello sport per raccogliere fondi per la costruzione della Casa del Volontariato di Milano. 2 giorni dedicati al divertimento e alla beneficenza, dove si può testare la propria abilità sportiva. Nel piazzale dentro lo stadio di San Siro sono stati allestiti una ventina di campetti, da quelli di pallavolo e di basket a quello di calcio in gabbia, ma c'è anche un simulatore di vela. Sì, è divertente perché si gioca di sponda. Ma è la prima volta che giocavi? Sì. Che impressione hai avuto? Ripeterai questa esperienza? Ti piacerebbe giocare in una squadra di calcio in gabbia? No, è bello giocare con le porte normali senza sponda, però è divertente farlo a volte. Non è facilissimo, eh? No, è un po' complicato perché c'è da capire che comunque quando in virata il boma si gira, bisogna cambiare direzione al fiocco. Ma tu sei un esperto. Sì, ho fatto circa una settimana di corso di vela in mare e basta. Un'iniziativa organizzata dal Centro Servizi per il Volontariato nella provincia di Milano, in collaborazione con il Comune e alcune società sportive come l'Olimpia, il Milan e il Rugby Milano. Il ricavato andrà per la costruzione della Casa del Volontariato. Saranno 2.400 metri quadri in via Montegrappa, lo stabile del Comune di Milano che è partner del progetto, che saranno ristrutturati. Oggi pomeriggio l'incontro con alcuni giocatori dell'Olimpia e del Rugby Milano e con Isolne Kostner e Christian Ghedina.